E non bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi ragazzi ci troviamo qui con un nuovo episodio extra, perché fondamentalmente questa è una cosa un po' extra della Wonder Baby Challenge. Perché ragazzi, vi avevo chiesto nell'ultimo episodio di dirmi poteva farvi piacere vedere uno speedcast, ragazzi, scusate, delle pargole, insomma, di casa Turner. Perché? Perché mi è stato chiesto, appunto, perché quando terminerai qualche tua serie, qualche tua challenge, non fai qualche speedcast. Allora, premetto che ringrazio, non ricordo chi me l'ha scritto nei commenti, però ringrazio veramente di cuore questa ragazza, perché ricordo fosse una ragazza ma non ricordo il nome, quindi per non far figuracce non dirò il tuo nome, però tu hai sicuramente capito che sto parlando di te, perciò ti ringrazio tanto per avermelo chiesto. Ma ci tenevo anche ragazzi a ringraziare una mia carissima amica che è Cherry Blossom Channel, ovvero Chiara, che tante volte in privato ovviamente mi ha detto: ma perché non fai degli speedcast, mi piacciono tanto i tuoi sims, sono curioso, non sai, sarebbe bello da vedere, no? Secondo me potresti fare dei buoni speedcast. E quindi la ringrazio perché comunque anche lei molte volte mi ha spronato, quindi ragazzi farò degli speedcast. Stavo pensando proprio di fare degli speedcast, ovviamente, ecco, per creare dei sim nuovi, magari mostrarvi quando, non lo so, per esempio quando creerò magari nuovi personaggi per una serie o comunque per una challenge, come per esempio, non lo so, prendiamo ad esempio la Legacy Challenge quando ho creato per dire Thomas. Però stavo proprio pensando che potrebbe essere carino, magari non sempre, perché capite bene che Charlotte partorisce 500 figli praticamente a botta, però no, magari ogni tanto, ecco, per esempio quando sono adolescenti, diventano adolescenti, che comunque già si inizia un po', no, a intuire come sarà il sim una volta diventato giovane adulto, magari di, soprattutto in questa challenge, di fare degli speedcast quando i figli di Charlotte, appunto, da bambini diventano adolescenti. Fatemi sapere se questa idea può piacervi, perché così, no? Magari potrei fare dei video così extra per mostrarvi appunto comunque i cambiamenti che apporto, ecco, alle pargole. Quindi direi che innanzitutto ve le mostro, eccovele qua, questa è Alexis. Queste sopracciglia, ragazzi, veramente mi fanno non terrore di più. Andremo a modificare anche Margot, che mi piace un po' di più, ragazzi, di Alexis, non lo so perché, forse, non lo so, è sempre le sopracciglia dell'orrore. E andremo anche a lavorare sulla piccola Altea, ragazzi, che eccovela qua. Ora, i miracoli dei CC, perché obiettivamente, ragazzi, molti sim senza CC, mamma mia, diciamocelo. Quindi, ora vi spiegherò molto rapidamente come vado di solito a procedere quando faccio un cambio look, o un cambio look, per esempio, come, ecco, con dei sim che magari nascono in gioco, quindi crescono in gioco, o comunque come, a prescindere, di solito creo, no, di base un sim. Allora, diciamo che io di solito tolgo proprio tutto, nel senso che vado a togliere i capelli, vado a togliere qualunque cosa abbia il sim, come potete vedere. Addirittura quando li creo, ragazzi, vado a togliere, a rimuovere anche le sopracciglia, in modo tale da avere proprio una bella visuale. Non lo so, mi piace avere una bella visuale così di tutto, ecco. E poi procedo ovviamente a spogliare il sim. Ecco qua. Ora, questa è la nostra Alexis. Io ovviamente ve lo mostro con lei, ragazzi, non starò a fare la pappardella anche con le altre due, perché era giusto per dare delle informazioni, fra virgolette, così base. E una cosa che faccio, ragazzi, sinceramente, perché proprio mi fanno soffrire, è allargare un po' le spalle, perché non trovo realistico che abbiano delle spalle così. Cioè, voglio dire, ma chi ce l'ha ste spallucce? Quindi
delle spalle, che abbiano delle spalle, ragazzi, perché veramente mi fanno soffrire parecchio. Per il resto, giustamente, lei è nata in game così e quindi io la lascerò così. Direi che a questo punto, ragazzi, vi potete tranquillamente godere lo speedcast. Io non sono molto esperta, quindi mi auguro, finora ne ho fatto soltanto uno e mi auguro comunque che anche questo possa piacervi. E direi che ci vediamo poi al termine comunque dello speedcast per un attimino commentare il prima e il dopo, vabbè, insomma il dopo più che altro, delle nostre piccole Turner.
Ok ragazzi, siamo tornati. Chiedo scusa se questo speedcast è stato lunghissimo, ma come potete vedere io preparo già tutti gli abiti per tutte le varie stagioni, quindi ci metto veramente tanto ogni volta a creare il look di ogni personaggio. Comunque, partiamo dalla nostra Alexis. Io ragazzi la trovo bellissima, vi ricordate com'era all'inizio? Voglio dire, è tutta un'altra storia. Mi piace tantissimo anche il suo naso, ragazzi, perché io sono sempre del parere che i sim non debbano essere perfetti, quindi questo difetto che ha nel naso, che direi si vede un po', no? Un po' parecchio marcato, devo dire mi piace veramente tanto. Di lei, ragazzi, spero apprezzate il look. Io non so perché, ma l'ho vestita abbastanza istintivamente. Ora ve li faccio vedere di nuovo così rapidamente. E devo dire che la immagino, rispetto a sua sorella, più... non lo so, che ci tiene di più, diciamo, a vestirsi, ecco, ad andare in giro abbinata, con i colori, con ecco, il cappello, vedete qua, leggermente più femminile, diciamo. Mentre invece sono rimasta molto molto colpita da Margot, perché Margot, nonostante vedete anche lei comunque abbia un mento parecchio pronunciato così, mi piace perché la trovo un po' eterea, ragazzi, un po'... Sì, vedete questa pelle così diafana, molto... Mi piace veramente tantissimo. E questa... questo taglio, appena l'ho visto, ho pensato, no, questa è lei. E lei, ragazzi, la immagino un pochino eccentrica, un po' una che... Infatti, come potete vedere, per esempio, lo smalto non gliel'ho messo. Cioè, una che non bada molto a... tanto a come si veste, a vari accostamenti. Ho voluto, magari, in alcuni... look che magari uno può pensare, vabbè, ma che c'ha zecca, voglio dire, no? Però è perché lei è così, io me la immagino un po' così, non lo so ragazzi, ha questa personalità un po' così, un po' artista forse, artista un po' matta però ragazzi, infatti vedete, c'è l'animo creativo, ma è una che sbrocca facile, quindi voglio dire, probabilmente è stato questo. E non che non sia femminile, però me la immagino, sapete quelle... Che guardandole uno dice che questa qui sembra proprio una bambolina. Però magari aprono bocca e tutto sembrano tranne che bambole, ecco, diciamo. E quindi io lei me la immagino, sì, un po' così. Vedete anche questo abbigliamento, ho voluto proprio dare questo look un po' forte, perché me la immagino una un po' eccentrica, diciamo. E quindi sì, io spero veramente che vi piaccia, perché a me piace proprio, proprio tanto. Notare che poi io tendo, ragazzi, negli abiti del clima freddo, quindi invernali, a dare due look, perché uno praticamente è per la casa, un altro è quando escono all'esterno, cioè non mi piace vedere i sim con le giacche, il cappello e tutte le varie cose. E infine, la più piccolina, che è Altea, ragazzi, che, devo dire, non è male. Ha ripreso un po' dal padre, si vede che c'è Don in lei, ragazzi, si vede parecchio. Però devo dire che non mi dispiace, sono curiosissima di vederla adolescente, perché comunque si sa che da adolescenti poi cambiano molte cose. E lei me la immagino una bimba molto allegra, ecco, vedete, attiva, sì, molto chiacchierona, non lo so, che dà confidenza un po' a tutti, amichevole. Quindi sì, mi piaceva questo look, sia femminile, però anche un po', fra virgolette, da maschiaccio, diciamo. A lei piace star comoda, ecco, diciamo così. E anche qui, ovviamente, doppio abito. Che dire, ragazzi, io spero veramente di cuore che vi sia piaciuto questo speedcast. Mi rendo conto, ripeto, che sono lentissima, mi dispiace tanto se magari potete... Spero di non avervi annoiato troppo, però veramente io sto lì, guardo ogni cosa, li riguardo, li rigiro, li rimetto... Cioè ogni volta, ragazzi, è un dramma. E questi sono già semini creati, quindi pensate quando ne faccio uno proprio dal niente. Veramente ci vogliono ore e ore.
Quindi fatemi sapere se l'idea di vedere magari il cambio da bambino ad adolescente, quindi il cambio look dei vari fili di Margot in uno speedcast ogni volta può piacervi, se magari invece preferite, non lo so, vederlo solo di alcuni, insomma, vabbè, fatemi sapere perché potrebbe essere una buona occasione. Farò poi altri speedcast, ragazzi, con magari, come ho detto all'inizio, di semini creati proprio dal nulla, magari per qualche serie o challenge che può servirmi. Però fatemi sapere se questa idea del cambio look per i vari fili di Charlotte, insomma, può interessarvi ogni volta o ogni tanto, insomma, così. Sarebbe carino, insomma, ecco. No, un modo per vedere degli speedcast restando sempre nella challenge. Come potete vedere, purtroppo, essendo, ragazzi, uno speedcast comunque impegnativo, perché come dicevo prima ci metto veramente tanto, magari quando faccio gli speedcast comunque non ci sarà comunque, ecco, come quest'oggi, l'episodio della 100 Baby Challenge, però ecco, magari ne farò uno ogni tanto, o comunque io cerco sempre di accumulare più di un sim, ecco. Vediamo un attimino se magari conviene più farne. Ecco, per esempio, qui c'è una differenza d'età, quindi magari quando crescerà Lara, magari con Elara farò un altro speedcast, perché nel frattempo magari no, loro saranno già andate via. Vabbè, insomma, poi si vedrà. Detto questo, ragazzi, io spero che l'episodio vi sia piaciuto. Cioè, questo speedcast, anzi, vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che in descrizione, nell'info box, trovate tutti i vari modi per contattarmi, la programmazione del canale, nonché le mie playlist, ma soprattutto il link ai canali dei miei amici youtuber che fanno gameplay Macinima con The Sims 4 e gameplay con la PlayStation 4 e PC. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi ai loro canali, campanelline sempre attive. E ci tenevo anche a informarvi che ho aperto un secondo account Instagram nel quale sto pubblicando la storia della famiglia Huggins. Quindi fatemi sapere se passate di là, ci fate un salto, leggete, insomma, fatemi sapere se vi piace, ecco. Perché sono curiosa di sapere cosa ne pensate. Detto questo, ragazzi, io vi auguro una buona giornata, una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Fatemi sapere, ragazzi, chi tra Alexis, magari, ecco, non vi chiedo Altea perché è ancora una bambina, quindi non è ancora ben definita, però chi preferite tra Alexis e Margot? Sia a livello di look, ragazzi, ma soprattutto magari a livello di non lo so, più che altro di come, sulla base del loro carattere, com'è il loro look. Perché ecco, non lo so, magari lei è più snobbina, quindi me la immaginavo, diciamo, un po' più femminile. Lei invece un po' creativa, un po' pazza, diciamo così, me la immaginavo un po' più sprinta, diciamo, più pratica, ecco. Quindi fatemi sapere chi preferite, ragazzi. Io vi auguro ancora una buona serata, una buona giornata, ovviamente. Vi abbraccio forte, vi rimando al prossimo episodio nel quale torneremo nella 100 Baby Challenge perché la nostra Charlotte deve partorire sul Simmers. E non.